Thank you Io accolgo te come mia sposa, io accolgo te come mio sposo. Sono le parole del rito del matrimonio che è uno dei sacramenti più discussi oggi, possiamo dire più in crisi, ma la grandezza di un sacramento si vede forse proprio nei momenti in cui maggiormente viene assediato, possiamo dire, o una certa cultura vuole svuotarlo di significato. Quest'oggi vogliamo soffermarci a comprendere il senso del sacramento del matrimonio facendo un percorso che va da quella che è la cultura a quella che è la sacra scrittura con i suoi fondamenti, il percorso magisteriale e poi le questioni più scottanti che oggi il sacramento pone. Il matrimonio è una realtà culturale o naturale? È una realtà cioè inventata dall'uomo nelle varie culture che si sono avvicendate sulla faccia della terra? O è una realtà che riguarda profondamente l'uomo nella sua stessa struttura, possiamo dire già nella sua stessa struttura fisica? A questa domanda hanno risposto soprattutto gli antropologi dicendo che il matrimonio si pone proprio al livello di congiunzione fra cultura e natura. Naturalmente l'uomo, maschio e femmina, è portato a costruire una relazione, una relazione che si perpetua nel tempo, è una relazione che trasmette la vita soprattutto, ma trasmette cultura e tutto ciò che è umano. Ma è anche frutto, nelle sue varie espressioni temporali, di cultura. Non c'è cultura infatti che non abbia una sua espressione particolare del matrimonio. Ci sono le culture più antiche che hanno matrimonio monogamico e hanno matrimonio poligamici, nei quali cioè la donna non viene riconosciuta come l'unico interlocutore dell'uomo. Possiamo dire che la poligamia è una degenerazione dell'umano perché la donna è colei che viene tante volte comprata e colei che costituisce quasi un vivaio, una situazione di aree nella quale ecco l'uomo è colui che eh, predomina. Certamente la realtà monogamica è quella prevalente in tutte le culture. Già i primi cristiani si trovavano di fronte ad una modalità, quella del diritto romano, nel quale il consenso costituiva le nozze, l'antico adagio del diritto romano, consensus facit nuptias ci dice che è il libero convenire dei due sposi che costituisce l'essenza del matrimonio, ma il cristianesimo diffondendosi in tutta Europa e oltre Europa si incontrò anche con la cultura dei popoli, tipica dei popoli nordici che riteneva che il matrimonio invece fosse una realtà contrattuale nel quale, nella quale l'uomo e la donna si univano eh, fisicamente e costituivano quindi un nuovo nucleo. La sintesi che il cristianesimo farà sarà una sintesi che si svilupperà nel tempo. Quindi il matrimonio è realtà umana, è realtà culturale, è realtà profondamente naturale, perché inscritta nel DNA, possiamo dire, dell'essere umano. Uomo e donna che guardano insieme al loro futuro, ma è anche una realtà che si declina nel tempo nelle varie espressioni che i popoli hanno avuto e continueranno ad avere anche se, in una società globalizzata, ecco, abbiamo una visione più omogenea dell'uomo stesso. Ma cos'è il matrimonio per il cristianesimo? Anzitutto dobbiamo dire che. Il matrimonio non è nato con il cristianesimo. Il matrimonio nella Sacra Scrittura è considerato già una realtà voluta da Dio, istituita da Dio, istituita dal Creatore. Le prime pagine della Genesi infatti ci presentano la creazione dell'uomo e della donna come due esseri fatti l'uno per l'altro. Il racconto di Genesi 1 dice e Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. In queste parole di Genesi 1, 27-28 abbiamo la grammatica del matrimonio. Una grammatica universale che ci dice anzitutto che l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio è maschio e femmina, è una creatura che Dio ha voluto nella sua dualità, una dualità che si completa. Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò. E questa dualità dell'uomo e della donna, queste due creature, ricevono una benedizione particolare da Dio che è quella della fecondità, cioè quella di essere partecipi del mistero della sua creazione, per cui l'uomo e la donna non si riproducono semplicemente, ma procreano, in quanto partecipi di questa grande opera di Dio. Il libro secondo, il capitolo secondo della Genesi, ci presenta anch'esso un racconto della creazione, possiamo dire più discorsivo, che va per tappe ma che ci svela lo stesso la grandezza del mistero, di questa grammatica del matrimonio. Si dice che Dio crea l'uomo e si accorge che l'uomo è una creatura che è solo. E al versetto 18 Dio disse non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Quell'aiuto non è un aiuto materiale, è l'aiuto per la vita, è un aiuto che gli stia di fronte, possiamo dire all'altezza degli occhi un vero interlocutore. E dice che Dio plasma gli esseri, gli animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo, li conduce all'uomo, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile, cioè l'uomo non trova un interlocutore che gli stia di fronte. E allora la modalità con la quale il libro della Genesi. Presenta la creazione di Eva, è una modalità che ci dice che questi esseri, l'uomo e la donna, sono fatti l'uno per l'altro. Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. L'uomo, cioè, non assiste alla creazione della donna perché non è una creatura come gli animali che Dio ha creato, è una creatura della sua stessa dignità, della sua pari dignità che riveste un carattere di mistero. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Quella costola ci dice che la donna è, potremmo dire con un linguaggio molto semplice, della stessa pasta dell'uomo, della stessa natura dell'uomo e sua pari dignità. E, una volta plasmata la donna, Dio la conduce all'uomo ed ecco le prime parole nella Bibbia che l'uomo pronuncia che l'autore sacro pone sulla bocca di Adamo, sono un canto di accoglienza e di amore per questa creatura. Questa volta, dice Adamo, essa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Le espressioni bibliche, le espressioni ebraiche sono più significative, più pregnanti. Perché? Perché ci dicono che la donna è il complemento dell'uomo. Si dice infatti in ebraico, la si chiamerà Isha, così si dice donna, Isha, perché dall'uomo, da Ish è stata tolta. È un po' come l'inglese moderno nel quale woman, donna, non è altro che un ampliamento della parola men, uomo, a dire che l'uomo e la donna ecco insieme completano la loro esistenza. E l'autore sacro termina con queste parole. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Ecco c'è già il matrimonio, essere una unica realtà, un'unica carne. Quello che viene dopo nella sacra scrittura è una realtà che esalta in alcuni momenti, ma a volte fa notare, ecco, cosa il peccato porta nella vita di coppia. Già in Genesi 3, il racconto del peccato di Adamo ed Eva. Abbiamo un momento nel quale la coppia vive la crisi del riconoscimento, si nascondono l'un l'altro, si accorgono di essere nudi, sono sospettosi. Quando tra l'uomo e la donna subentra il peccato, ecco quella relazione non realizza più quell'unità che Dio ha voluto. L'unità è progetto di Dio, il peccato, la realtà della divisione, è un incidente di percorso, non è nella natura stessa dell'uomo. E abbiamo pagine bellissime nella Bibbia, quelle più alte sono quelle del cantico dei cantici, che paragonano l'amore alla realtà più forte, quella che non restituisce l'uomo più alla vita. Dice il cantico dei cantici, forte come la morte è l'amore, tenace come la passione è la gelosia. Perché questo paragone? Per dire che l'amore vero è una realtà che è come la morte, una realtà dalla quale non si torna indietro. L'amore vero. Ma quando si raggiunge questo amore? Dov'è questo amore vero? Ecco, in Gesù Cristo tutte le cose sono rinnovate. Il primo miracolo che Gesù compie è a Cana, durante una festa di nozze. E le nozze sono il paradigma, sono l'esempio di tutta la storia della salvezza. Cristo è venuto a portare il vino nuovo, quello che rinnova la realtà umana perché la sana, la santifica. Ecco, il sacramento è questo: il matrimonio, una realtà umana, l'amore di un uomo e di una donna che Cristo santifica e che Cristo sostiene. In una maniera molto bella. San Paolo, nella lettera agli Efesini, si rivolge ai primi cristiani, dicendo loro che cosa cambia nella loro esistenza. Coloro che si facevano battezzare ai tempi di Paolo, come accade oggi in molti paesi di missione, ma anche nei nostri paesi europei, dove alcune persone riscoprono la fede in età adulta, si facevano battezzare delle persone già sposate. Non c'era bisogno che si risposassero, che celebrassero un rito. Era sufficiente che vivessero nella loro realtà di credenti, di battezzati, quello che vivevano prima, il matrimonio. Cosa faceva la differenza? La modalità di guardarsi, la modalità di considerare il loro amore. Per questo San Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 5, ecco così esorta gli sposi. E voi mariti amate le vostre mogli come anche Cristo amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola. Precedentemente San Paolo dice, eh, le mogli siano sotto, sottomesse ai mariti come al Signore. Non è la sottomissione ad un gerarca, ad uno stratega, è la sottomissione come al Signore, una sottomissione cioè che cambiava le modalità tipiche della cultura maschilista nella quale San Paolo viveva. Lì la donna doveva essere sottomessa, ma dicendo come al Signore cambiava il paradigma, l'esempio, il punto di riferimento di quella sottomissione. Come si sta sottomessi al Signore? Non come ad un padrone, ma come ad un padre, come ad un amico, come a colui che ci ama perdutamente. Per cui poi San Paolo, rivolgendosi ai mariti, con loro è più esigente, dicendo amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Il paradigma, il punto di riferimento per i mariti nell'amare le loro mogli è l'amore di Cristo, un amore che si dona senza misura, un amore che risplende nel mistero della croce, dove Cristo ha dato tutto se stesso per la Chiesa. Ecco, possiamo dire che il matrimonio cristiano parte di qua, parte dall'essere in Gesù Cristo creature nuove che si amano come Cristo ha amato la Chiesa. E l'immagine che dovrebbe stare a Capoletto, che dovrebbe stare sempre in una famiglia, è l'immagine del crocifisso, un'immagine che ci richiama un amore totale. Per questo San Paolo conclude. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ecco l'amore di Cristo per la Chiesa, è l'esempio e partecipazione che si realizza nella vita di coppia. Ma Gesù, come ha parlato del matrimonio? Ai suoi tempi la cultura maschilista si faceva sentire anche nella legislazione mosaica. Infatti, nel libro del Levitico è previsto che la donna sia oggetto anche di ripudio da parte dell'uomo, senza potersi appellare ad alcun tribunale. Chi decideva del divorzio nella legislazione mosaica era solo l'uomo e c'erano varie. Culture, varie interpretazioni, c'era chi interpretava le motivazioni di questo divorzio in una maniera rigorosa, cioè per eh, motivi, ad esempio, di sterilità, per cui non si poteva assicurare una discendenza che per un ebreo era molto importante, e per motivi anche futili, bastava che una donna non sapesse portare a termine le faccende domestiche e secondo alcuni interpreti più lassisti poteva essere ripudiata. Ma quando rivolgono a Gesù una domanda nel capitolo 19 di, del Vangelo secondo Matteo se sia lecito, se fosse lecito ripudiare la moglie, Gesù rispose. Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gesù radicalizza la realtà del matrimonio, va oltre la legge di Mosè. E riconduce la nostra attenzione, l'attenzione dei suoi seguaci alla creazione. Da principio non fu così. Allora il cristiano, nel momento in cui sceglie di vivere il matrimonio, va al di là di ogni cultura, va direttamente al progetto di Dio. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una cosa sola. Ma poi ribattono. Ma perché Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio? E risponde Gesù, per la durezza del vostro cuore. Mosè vi ha permesso di ripudiare le mogli, all'inizio però non fu così. Ecco questo richiamo al progetto di Dio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie se non in caso di unione illegittima e ne sposa un'altra, commette adulterio, cioè espone la donna ad essere una persona che... Non potrà realizzarsi. In quella cultura questo era molto forte perché una donna ripudiata era una donna praticamente lasciata a se stessa nella povertà. C'è il famoso inciso matteano nel quale si dice: eccetto in caso di unione illegittima. Questa possiamo dire è una croce nell'interpretazione degli esegeti. Oggi la Chiesa la interpreta facendo riferimento a quelle unioni illegittime che erano vietate agli ebrei come ehm, le unioni incestuose, quindi eccetto nel caso in cui non ci sia un matrimonio nulla. E partendo dalla Sacra Scrittura, quindi la Chiesa, nel corso di duemila anni ha compreso questa realtà così grande del matrimonio. E soprattutto al concilio di Trento, ecco si è definito in una maniera molto chiara l'identità di questo sacramento, che tuttavia si è celebrato sempre, si è vissuto soprattutto sempre in una maniera nuova da parte dei cristiani. Ma è stato soprattutto il secolo XX, il secolo da poco trascorso, quello nel quale si è maggiormente riflettuto da parte della Chiesa sul matrimonio. Perché? Perché la realtà dell'unione tra l'uomo e la donna è andata fortemente in crisi. Certo, i modelli familiari nel tempo si sono succeduti eh, prima in una maniera più lenta e poi in una maniera più veloce. Pensiamo alla struttura della famiglia patriarcale che ha dominato per secoli, pensiamo poi alla visione della famiglia borghese e pensiamo poi al periodo del romanticismo che non è semplicemente una corrente letteraria, è una maniera di vivere l'amore e anche la vita di coppia con maggiore sentimento. Il modello romantico è quello nel quale l'uomo e la donna trovano il loro amore non all'interno del matrimonio ma al di fuori di esso. È il modello proposto dal genere letterario dei romanzi che inizia nel romanticismo e continua fino ai giorni nostri. E poi la critica marxista al matrimonio. Marxismo vede nel matrimonio una struttura della eh, società borghese, fino ad arrivare poi alla legislazione sul matrimonio che inizia in età napoleonica ma che nel secolo XX vede diffondersi la possibilità del divorzio. Ecco il matrimonio in crisi. Ma il sacramento del matrimonio ha l'opportunità di ricomprendere se stesso. Ricomprendere se stesso e svincolarsi da una visione semplicemente giuridica. Oggi possiamo dire che il cristiano, se sceglie di sposarsi in Chiesa, non lo fa semplicemente per tradizione, ma perché sceglie di celebrare un sacramento da vivere come Cristo ha amato e ama la Chiesa. Ed è stato il Concilio Vaticano II a fare grande chiarezza su una teologia del matrimonio che eh, ha camminato, come dicevo, a partire dalla fine dell'Ottocento in tutto il Novecento, basandosi certo sulla riflessione dei teologi, ma anche sull'esperienza di vita di tante, di tante coppie che con la loro santità hanno costituito un punto di riferimento per la vita della Chiesa. Pensiamo ad esempio ad una questione. La questione che riguarda i fini del matrimonio. Nella visione di Sant'Agostino i fini del matrimonio sono tre beni, il bene del, della prole, soprattutto, il bene dei figli e il bene del sacramento che santificano il matrimonio. E viene messo al primo posto il bonum prolis, il bene della prole, come anche tra le finalità del matrimonio, ecco, per molto tempo si è messo in evidenza che il fine procreativo nella vita sessuale della coppia fosse quello principale rispetto al fine unitivo che fa sì che la coppia viva la gioia della completezza dell'incontro eh, della sua fisicità. E allora, ecco, questo cammino ha portato tante volte a non comprendere la ricchezza di tutto il mistero fino ad arrivare al Concilio Vaticano II. La Gaudium et dice: "È Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini, tutti quanti di somma importanza per la continuità del genere umano. Quindi non si dà importanza soltanto ad un fine, il fine procreativo, magari subordinandolo a quello eh, unitivo." Si dice nella Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, che ciò che è importante nel matrimonio è l'amore. Può sembrare per noi qualcosa di scontato, ma ecco la grande riscoperta dell'amore in un documento del Concilio Vaticano II fa comprendere in maniera nuova anche la modalità di viverla e la modalità anche di vivere una spiritualità del matrimonio si dice ancora nel concilio al numero 48, Cristo Signore ha effuso l'abbondanza delle sue benedizioni su questo amore multiforme, sgorgato dalla fonte della divina carità. Così ora il Salvatore degli uomini e sposo della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio, rimane con loro perché come egli stesso Amato la Chiesa e si è dato per essa, così anche i coniugi possono amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre con mutua dedizione. Ecco in una maniera semplice ci dice il concilio cos'è il sacramento del matrimonio. È il Cristo che va incontro ai coniugi cristiani attraverso questo sacramento, per sostenerli, per entrare nella loro vita. La fedeltà, l'indissolubilità l'accoglienza, il per sempre, senza questa presenza di Cristo, sarebbero qualcosa di possibile, ma non pienamente realizzabile con Cristo. La differenza la fa questa presenza. Ed è per questo che nel nuovo rito del matrimonio si dice, io accolgo te come mia sposa, come mio sposo, con la grazia di Cristo. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ogni uomo può celebrare un matrimonio civile. La differenza del sacramento sta in quella espressione, con la grazia di Cristo, perché Cristo entra nella vita di questa coppia e fa sì che questo amore sia per sempre. Entra per non uscirne più ma sta alla coppia coltivare quest'amicizia.